Una volta la lana era preziosa, non si buttava via neanche. Adesso non sanno cosa farne. La ragazzina, perché mia mamma filava, sì. E una volta la lana, la più bella, si filava senza lavarla, perché deve essere un po' unta per filarla bene. E il resto si lavava, si faceva cuscini, trapunte, tutte quelle cose che. E poi con la lana che si filava si facevano maglioni, calzettoni. E la lana ce l'avevano tutti oppure si comprava. E poi si filava, è un lavoro un po' lungo, non è una grande resa, però per uso di casa così ci serviva molto. Quelle bravi, faceva la lana sottilissima, poi potevi fare 5 fili o 2 fili. Raccontava mia suocera che la tosatura della pecora per cui la lana sarebbe quella della schiena che è la più bella, ecco, e veniva tagliata in un modo che restava sempre bella lunga, in modo che a filare non si spezzava. Di solito si faceva in settembre e a febbraio o marzo. Ricordo che si tosava magari un po' presto perché si aveva tempo prima da fare i pesci da filare. Si tosano 2 volte perché la lana ti rende di più. Si cardava per filarla bene, per forza bisognava cardarla. Per esempio per i materassi c'era la macchina grossa, si cardava grossolanamente, ma per filare bisogna cardarla bene perché veniva bene. C'erano anche le pecore nere, e la lana nera o la lana bianca, oppure si mischiava nel cardarla, diventava grigia, ecco, quei colori lì c'erano. Poi si metteva insieme o 2 o 3 fili per farla più resistente e più un po' grossa, che teneva bello caldo. Se si filava bene e bello fine, no, no, ci volevano per fare una matassa 2 serate o 3. Era un bel materasso, io ne ho fatti vari, un 12 kg. Poi E si la lana. lavava bene e poi e si rifaceva bene, diventava come nuovo. A volte se le fodere un po' si appena vedo, poi se li erano lì, se li metteva su anche un bel pezzo su. La lana è indistruttibile. Una volta non c'erano i bei detersivi di adesso, ma in qualche modo si faceva, si lavava, si metteva quando andava via la neve, per esempio, con l'acqua di neve o acqua piovana, risciacquarla, si ammorbidiva, sì. Si poteva tingere la lana in matasse, però si faceva bollire, c'era tutta, ma una volta si tingeva tanta roba, perché non c'era sempre da comprare. Insieme, si raccontavano le loro cose fra di loro, cioè lo scopo era anche di stare insieme, aspettarsi e allora quando ero anche una ragazzina si faceva un bucato, la lisciva con la cenere. C'era un modo di fare, mi ricordo, da mia mamma. Si metteva dentro tanta biancheria e un lavoro da matti. Poi l'acqua bollente, poi bisognava lasciarla raffreddare magari per un paio di giorni. Poi si tirava su, bisognava risciacquarla. Ma allora, a quei tempi, che dico io, più anche dopo, ma non c'era neanche l'acqua in casa. Bisognava tirarla su e andare magari giù alla rabbiosa, al coggerlo e. Erano cose anche belle che si ricordano con nostalgia.